Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche per la Juventus è iniziato il calciomercato ufficialmente, perché parliamoci chiaro, il calciomercato era già iniziato in entrata con gli acquisti di Kulusevski nello scorso inverno e poi Arthur con lo scambio con Pjanic. Però chiaramente sappiamo benissimo che la Juventus, prima di comprare qualcun altro, deve vendere, c'è necessità e obbligatoriamente dobbiamo vendere. Per tanti motivi, il primo è banalmente quello di ripianare il bilancio, un bilancio che sicuramente sarà colpito in modo viscerale dalla crisi del Covid, e il secondo motivo bisogna svecchiare, snellire, perché non puoi comprare quando ancora i giocatori vecchi, logori, e anche chiaramente fanno un numero, quindi non possiamo arrivare a 35 giocatori e aspettare che poi vengano venduti. Prima bisogna vendere e poi comprare, che è quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Il calciomercato estivo dello scorso anno non si è completato secondo il nostro pensiero e secondo me anche secondo il pensiero dei dirigenti, perché non siamo riusciti a vendere chi volevamo. Realmente abbiamo venduto poi Mandzukic, Emre Can e non subito in estate, o Higuain, o tutti gli altri giocatori che sono stati nel mirino di altre squadre, o forse no, cioè potenzialmente nel mirino in uscita della Juventus, chiamiamola così. È il turno, primo giocatore che viene venduto, o meglio dire, poi vedremo come, è Blaise Matuidi. Volevo dedicare un video a Matuidi, primo per dirvi un po' quelle che sono le notizie. Esce la notizia veramente partendo da Gresti, Romeo Gresti, che puntualmente ha subito detto questa news, poi ho visto un Di Marzio e poi si è accavallata, chiaramente l'informazione è passata in tutti quanti i media. E si parla di, appunto, Matuidi che va all'Inter Miami, che fa ridere così detta così, perché chiaramente si chiama Inter, però altro non è che la squadra, mi pare, di Beckham, se non erro, quindi a Miami va comunque. Ma Miami, con un contratto di 2 anni, si vocifera. È un giocatore che, Matuidi, 33 anni, è un giocatore che aveva firmato un triennale inizialmente nel 2017, se non erro, e poi ha rinnovato un altro anno, quindi forse un'opzione, forse rinnovo, comunque fino al 2021. Quindi gli rimaneva un altro anno di contratto. Abbiamo comprato, se non erro, tra i 20 e i 30 milioni, bonus compresi, quale 20 più bonus, 18-20 più bonus, una cifra importante però comunque per un 29enne che veniva dal PSG, che poi nel frattempo ha anche vinto un mondiale, credo che fosse una cifra giusta, diciamo, meritata. Matuidi dovrebbe essersi risolto il contratto tra Juventus e Matuidi, quindi lo perdiamo a zero fondamentalmente. Andremo a registrare sicuramente una minusvalenza, perché chiaramente c'è un'altra annualità questo in corso, e appunto con un'ultima quota di ammortamento del valore del cartellino, che chiaramente la cifra precisa non sappiamo, perché poi ci sono i bonus, queste cose qua man mano si accumulano, però in ogni caso c'era un piccolo valore residuo, girando dicono tra i 3 e i 5 milioni, giusto per non fare troppi danni, troppi errori, comunque una piccola minusvalenza. Chiaramente che andrà compensata da cosa? Da quella che ha risparmio di un... Intanto dalla quota di ammortamento stessa, perché in realtà la quota di ammortamento passa a minusvalenze, quindi di costo comunque parliamo, quindi di costo a bilancio dell'atto dato economico, conto economico, e quanto piuttosto si va a valorizzare risparmio dell'incaggio. Mi pare che comunque Matuidi prendesse tra i 3 e i 4 milioni, 3 e mezzo, un po' di più, comunque una cifra importante che comunque, se guardiamo più o meno tutto il discorso contando il lordo e così via, insomma risparmio alla fine supera quello che è il costo che ti vai a sobbesare, insomma, con la minusvalenza. Quindi alla fine non è il massimo, non è un risparmio netto, però il netto si risparmia. Questo è il discorso, veramente è una cessione, chi più una cessione, appunto, lasciare a parametro zero un giocatore. Non è la migliore delle ipotesi, però da quanto emerge sembrerebbe che la Juventus voglia snellire a prescindere da quelli che sono i numeri. Cioè snellire, se c'è un risparmio, se in qualche modo si può risparmiare anche un solo euro, lo risparmiamo, quindi sicuramente non sarà dal punto di vista della liquidità una uscita di cassa, perché alla fine il buon Matuidi non verrà pagato il prossimo anno, però è anche vero che questo costo che risparmi verrà sicuramente compensato con il costo di qualcun altro, perché comunque deve fare un investimento con chiaramente un nuovo valore di cartellino da ammortizzare negli anni che verranno, quindi un nuovo centrocampista, perché parliamoci chiaro, non finisce qui il discorso centrocampo, non finisce qui perché Matuidi è il primo, ma molti dicono che Dira sia il secondo, ma questo è un discorso abbastanza ovvio. Qualcuno potrebbe ipotizzare che anche Ramsey possa lasciare. Non so se sia più una mia speranza, una vostra speranza o una certezza di mercato, però un pensierino credo che l'abbiano fatto su questo Ramsey, che non ha atteso, cioè, non ha rispettato le attese, meglio dire, un giocatore che secondo me può aver mercato per il nome che si è fatto in Premier, appunto in Premier, quindi potenzialmente potrebbe essere lì. Poi inizia a girare la voce su Khedira, potrebbe essere Turchia, Germania, ma insomma vedremo. Io credo che l'obiettivo sia per Khedira e Ramsey di venderli, ma soprattutto di vendere, e qui non ci sarà minusvalenza che tenga, non si potrà sicuramente fare il buon Higuain, perché Higuain ha un valore residuo di 18 milioni, quindi un conto è 3-4 milioni, va bene, poi alla fine c'è risparmio di costi, okay. Un conto è Higuain, comunque alla fine
hai un insomma, risparmi, per quanto tu possa risparmiare, però la mensualità sarebbe veramente disastrosa, quindi alla fine sarebbe tenendo conto che quando si risparmi, perché pensiamo al discorso risparmio, è vero, ma te perdi il giocatore, quindi non è che puoi usufruire di questo giocatore. Ciò vuol dire che vai a investire, quindi i costi aumenteranno per forza. Quindi il risparmio deve essere compensato da quelli che poi sono i maggiori costi per un nuovo giocatore. Se chiaramente il gioco vale la candela, come si suol dire, allora va bene, altrimenti rischi di appesantire ulteriormente il bilancio, che non è una cosa che vogliamo. Ma questi sono discorsi che faremo con calma alla fine del calciomercato, perché farli durante è difficile, quindi sicuramente le opzioni le sanno far loro perché hanno i numeri sotto mano. Ma tu dimmi. Allora, di tutti i centrocampisti è quello che avrei venuto per ultimo, lo dico sinceramente perché? Perché è il più sano, tra i più vecchi è il più sano, quindi sì, chiaramente snellire e ringiovanire si parte anche così, ma chiaramente magari Khedira e Ramsey hanno una priorità da questo punto di vista, perché Matuidi ha 33 anni ma non li dimostra fisicamente parlando, un giocatore che punta sul fisico, sull'agonismo e non ha avuto nessun segno di cedimento, se non naturale stanchezza dovuta al fatto che viene troppo spesso utilizzato. Quindi Matuidi sta benissimo, 33 anni, quindi ragazzi. Perdiamo un giocatore per un discorso prettamente anagrafico e non per un discorso, come che dirà, che sia anagrafico sia di fisicità, di fisico, di cioè, infortuni, queste cose qua. Quindi perdiamo, secondo me, un elemento che avrei tenuto per ultimo. Però il fatto che sia stato appunto venuto per primo vuol dire che effettivamente quelli che dovevano essere primi prima o poi arriveranno. E quindi sono fiducioso sul fatto che questo centrocampo andrà snellito e ringiovanito per bene. Se arrivassimo con Arthur, Bentancur e Rabiot, vuol dire che ci sarebbe mai spazio per dei giocatori. E non sono pochi, a meno che poi di questi tre, di quei tre che ho menzionato, ne rimanga qualcuno, tipo Ramsey, perché non si riesce, ma questo è un discorso che vedremo più avanti. Però effettivamente questa prospettiva di cambiare tre centrocampisti è un po' quello che ci aspettavamo noi. Tre centrocampisti che in realtà vuol dire teniamone due, perché Arthur è nuovo alla fin fine, lo valutiamo adesso come facente parte della rosa perché è arrivato già, ma effettivamente è nuovo, quindi parliamo di un giocatore nuovo. Quindi grazie a Biagio, a Biagio. Lo chiamo Biagio, a Blessed Matuidi perché è stato secondo me un giocatore silenzioso, un giocatore utilissimo, molti stanno godendo, esultando, ma questa è la mancanza di conoscenza, una cosa che ci purtroppo ci rappresenta in certi tratti. Ricordiamo che veniva da un PSG, che non è l'ultima squadra del mondo sicuramente, e viene da un mondiale 2 anni fa. E lui è stato titolare nel mondiale della Francia, che ha vinto il mondiale 2018, e non si è titolari per caso. Il fatto che tecnicamente non fosse così valido non vuol dire che sia scarso, perché ogni giocatore ha le sue peculiarità e i suoi punti di forza e difetti. Matuidi ha consentito, secondo me, a Ronaldo di fare Ronaldo, perché chi ha giocato a sinistra ha sacrificato un po' di se stesso a favore di Ronaldo, che è una cosa giustissima, però l'ha fatto e quindi è un discorso di equilibri, cosa che Matuidi ha fatto benissimo per quanto riguarda la parte sinistra del campo. Quindi sono molto molto grato a Matuidi, anche perché è un ragazzo d'oro, simpaticissimo così a vedersi, sul quale si è molto scherzato appunto per la sua mancanza di coordinazione e così via, però un professionista serissimo, mai una parola, mai un problema ed è andato veramente in silenzio. E purtroppo mi dispiace che questi giocatori, molti di questi a cui siamo legati, siano andati via in silenzio e soprattutto senza il loro pubblico, perché penso che Matuidi, come tanti altri, come Khedira ad esempio, meritino. Avrebbe meritato, meglio dire, usiamo il condizionale, l'applauso di tutto lo stadio, però chiaramente queste cose, tipo anche Pjanic, banalmente forse più di tutti perché Pjanic si è legato alla squadra, ma spero che in futuro possano tornare allo stadio come spettatori quando riaprono gli stadi e prendersi l'applauso dagli spalti, una cosa che è successa qualche anno fa, mi pare anche con Pirlo, con Marchisio, recentemente, quindi sono cose che fanno piacere a chi ama la Juve, ama i suoi giocatori, a prescindere da quelli che sono i gusti, perché poi rispetto va sempre dato e vedo chiaramente come sempre una mancanza di rispetto verso giocatori che appunto per quella non via vengono ritenuti inutili. Non sono inutili, è semplicemente un rinnovamento che è naturale, fisiologico. Quindi grazie Blessed Matuidi, in bocca al lupo per il tuo fine carriera, perché ormai di questo si tratta. E insomma, alla prossima ragazzi. Forza Juve, ciao! Siamo sempre qua, storie in bianco.